Ehi, ben ritrovati ragazzi sul tubo del Geco ed eccoci finalmente con la seconda serie di The Walking Dead. Io non vedevo veramente l'ora di provare questo gioco e di portarvelo sul canale perché The Walking Dead 1 è stato un gioco per me fantastico, uno che se dopo parecchio tempo riesco a portarvi il seguito di quella bellissima storia. Si era conclusa con la morte di Lee, il nostro protagonista che era stato morso da uno zombie. Abbiamo fatto prendere a Clementine la scelta di sparare a Lee, quindi Lee è morto. Clementine è rimasta sola, o meglio non proprio sola. C'erano Chris e Omid e quindi Clementine si è unita a loro ed ha proseguito il suo cammino e la sua sopravvivenza in questo mondo infestato dagli zombie. Tutte le nostre scelte vanno a caratterizzare lo sviluppo degli eventi, quindi saranno le nostre decisioni a modificare gli eventi che andremo a seguire durante questa avventura. Oltretutto, The Walking Dead 2 va a riprendere quelle che sono le scelte che noi abbiamo fatto in The Walking Dead 1, quindi l'inizio di questo gioco sarà il preciso susseguirsi degli eventi che si sono terminati nello scorso capitolo di questa fantastica saga. Quindi ragazzi, io non sto più nella pelle, direi che per ora ho detto anche troppo, iniziamo subito a vedere cosa ci riserva questo The Walking Dead 2. Come on, Krista. What's wrong with Omid? We're not calling our baby Omid. One of you is enough. Loro erano i più Clementine, normali tra tutti quelli che avevamo incontrato nell'ultima. Omid no. Come nome? Omid Junior. No. E se è una femmina la chiami Omid? Then we name her Krista. But I'm Krista. I don't want to call her Krista. Ma un nome That's che non sia il vostro? No. So name her Genevieve. I don't care. How can you not care? You're not taking this seriously. I take everything seriously. Especially little Omid's future. Keep talking, and you'll be sleeping in the rain tonight. Remember that time in Barstow? Vegas weekend? Why don't you, get cleaned up in the girls' room, Clem? I hope the sink works in there. I wouldn't count on it. Just be careful and make sure to keep track of your things. We'll be right next door. Okay. Hello? Ok, allora, assicurati che il bagno sia sicuro. Ormai dopo le lezioni di Lee è diventata una gran pistolera Clementine. Guarda come va con la pistolazza in mano proprio. Spavalda. Good. No one's here. Guess it's safe to get cleaned up. Ok, dai, Clementine, diamoci una ripulita. Che effettivamente penso che tu ne abbia proprio bisogno, eh. Cioè, ve la ricordate com'era ingenua, tenera e carina all'inizio della prima serie? E adesso guardate com'è diventata. Please have che è anche normale, eh? Figures. Non c'è acqua. Better. No, che sfiga. Beh, i bagni abbiamo già controllati, quindi sappiamo che non c'è dentro niente, no? Dove è caduta la bottiglietta? Eccola. Sì, anche che io non la utilizzerei più. Considerando che è finita in questi bagni schifosi. Chi è? La pistola, Clem. Stai lasciando la pistola sul coso. Cioè, non ti ha insegnato niente lì? Ah.
Ovvio. Ovvio. Subito si è fregata la pistola. E Bubu settete, vero? I see you. Ciao. Get out of there. You're not fooling me. Who are you? None of your business. Are you gonna hurt me? Only if you're stupid. Ma Chris e Omid? Get out here. Vabbè, è normale che all'inizio siano tutti un po' scontrosi e un po' così, eh. Potrebbero averci morso, quindi potrebbe essere che stiamo per diventare uno zombie. Magari lei è anche una brava persona. No, that's all I have. That's it? How'd you make it this long? I'm serious, what else you got? That's it. Don't lie to me, I'll pop you. Se... Give me what you got. I'm not screwing around, come on. I don't have anything. Give me that hat. No. No, il berretto no. I asked you a question. My dad gave it to me. Just give it to me. Ma perché devi vuoi il berretto? Junk, junk. Look at all this junk. Shit, shit. Omid col fucile. Why you ain't got nothing good? Not like the last people I got. They grande, dai Omid, il fucile l'hai portato, vero? That was a good catch. Cioè, questa qua ci vuole rapinare. Una ragazzina la vuoi rapinare, non ha niente, piuttosto le prendi il cappellino. Sei una deficiente. Omid, piano piano. No, 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 no. Ecco. No, subito. No, ma così? Cioè, non ho neanche fatto tempo a parlargli a Domid, praticamente. E Chris è incinta. Che inizio, ragazzi. I didn't mean to. Che inizio. Brava, brava Krista. Bravissima. Hai fatto bene. Tirami un altro colpo in testa proprio. Oh me, can you hear me? Oh me. E tutto è successo perché noi abbiamo lasciato la pistola sul bancone, ovviamente. Clem, no, non dico che sia colpa nostra, però se ci fossimo tenuti la pistola vicina... Krista, talk to me. È sconvolta, Chris, è normale. This will never work. Look at this. It's pathetic. The wood's too wet to burn. Some more smoke than flame. At this rate, we'll be eating this for breakfast. What else can we do? Find something that'll burn, maybe. I don't know. Won't be easy in the dark and in the rain. You should be doing this, not me. Tending a fire so you can cook and stay warm. It's something you have to be able to do, Clementine. Otherwise...
We can't stay in one place too long. Sì, continuiamo a muoverci. It's too dangerous. Se c'è gente come quella là in giro. All we do, all we have ever done is move, but we never seem to get anywhere. I'm freezing. You think this is bad? Wait till we get up to Wellington, then talk to me about cold. If we make it. We still have a couple hard months ahead of us. This rain will turn to sleet, then ice, then snow. It won't be easy. Can we make it that far? Sicura? Maybe. I don't know. We just need to keep moving north. We sure as hell can't stay here. Mi manca lì. I miss Lee. Sì, che dirlo a lei che ha appena perso Mid. Effettivamente non era la cosa più intelligente da dire in questo momento, però vabbè. You just keep the fire lit. Ah niente, Krista è cambiata da così a così proprio. Si fa così, sì. È ovvio, cioè è incinta del figlio di Omid. E Omid è morto. Non è neanche iniziata la seconda serie e Omid è già morto. Ha vinto il Guinness World Record per la morte più rapida nei videogame. Lì. Adesso sono il padre e la madre di Clem. Accendino. È lui. Eccolo. Tac. Ma se sta diluviando cosa? Continuiamo a provare a accendere il fuoco, cioè sarà fradicio la legna. Ma invece. Better, but still not enough. The flames are too low. E troviamo un po' di legna, ma diluvia, cioè è anche inutile andarla a cercare della legna. Qua c'è qualcosa? Una targa. This won't burn. Esatto. Penso anch'io, sì. Questa brucia, ma è fradice, quindi non brucia. This might burn. The flames aren't high enough. Prova a mettere il ceppo. Brucia il disegno. Brucia la foto di lì. No, neanche il disegno, il ceppo. Un fogliettino di carta che cosa brucia? Niente. Brucia per un secondo un foglio di carta. È sprecato. Ancora gente. Ma quanta gente c'è qua in giro? Ce ne sono parecchi sopravvissuti, eh? Sì, che poi anche nell'altra serie c'erano veramente tanti sopravvissuti e abbiamo incontrato un miliardo di persone. Una più psicopatica dell'altra, oltretutto. E se la sta prendendo con Krista? Clem, la pistola? Where's the rest of your group? I'm by myself. Bullshit. She's lying. Cut the shit, lady. It's just me. Come on, guys. Distrai, allontanati. Distrai. Dai, non può morire anche lei. What the Krista, fuck? Run! Hey! Adesso ci muore anche Krista. Get the fuck over here. Now!
fucker. Come out here, girl. I'm not fucking around. Shit. Ah, merda. Over here. Merda. Damn it. Corri, Clem. Merda, zombie. Ma questo è cattivo. Corri, corri. Leave me alone! Stop fucking running! Squirming! Cool, 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 cool. Let go, you little bitch! Jesus Christ! Ah, gliel'ha staccato? Che schifo! Lasciami andare, pezzo di merda! Jesus, are you fucking kidding me? Go, 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 go. Come on! You are my last fucking girl! Stop fucking zombie, vai, vai, grandissimo zombie! Se riesco ad avvicinarlo allo zombie, lo zombie se lo mangia. Sì. Si è saccato il braccio. Vai, grande zombie. Ancora zombie. Quanti cazzo sono? E quale piglio? Vabbè, piglio quella, poi? Buttiamoci nel fiume, almeno ci facciamo trascinare dalla corrente e andiamo bene qua. Anche se non so se sia molto sicuro. No, forse non lo è per niente. Un tronco a cui aggrapparsi. Una zattera. Quindi siamo rimasti soli. Krista, non so se è morta, se è rimasta in vita, se è riuscita a scappare. Noi abbiamo cercato di salvarla e di farla... di salvarla, di darle il modo per scappare. A quanto pare sembrerebbe essere scappata. Però in questo momento Clem è rimasta completamente da sola. Senza il suo zainetto, quindi senza le sue cose, le sue poche cose. Senza la pistola soprattutto. Sì, vai, urla. Pieno di zombie, lei urla per farsi sentire meglio. Quella è una canoa che se riuscissimo magari a farla funzionare. Ah no. È rotta a metà. Inutile. Cos'è quello, un cadavere, uno zombie? Ma come fa a essere qua, Clem? Ci siamo fatti chissà quanti chilometri di fiume. Questo cos'è? Che brutta fine. Impalata. Comunque gli inizi in questi giochi qua sono sempre così, anche nel The Walking Dead 1 l'inizio, vabbè, l'inizio era poi lo scoppio dell'epidemia, quindi c'era stato un casino esagerato, mi ricordo. Ah, perfetto, non bastavano gli zombie, potremmo incontrare lupi, serpenti, orsi, eh? C'era un'altra immagine che non ho capito bene cosa fosse, però. Thank you.
cos'è? Piano piano, andiamo avanti. Ma vaffanculo. Corvi maledetti. Ha una coda. È un lupo? Un cane? Un cane! Ciao! Sam! No! It's Sam! È buono! È di qualcuno? Controlla il collare che mi pare di aver letto il nome Sam. Sam. Well, nice to meet you, Sam. Oh, abbiamo incontrato un compagno di avventure. A meno che non ci sia il padrone nelle vicinanze. What's he doing? Sam! Sam! Where are you going? Wait up! Potrebbe sempre esserci il padrone. Hello? Looks pretty run over, but you never know. Let's look around for some food. Carino Sam. Sì, vedo dura di trovare del cibo qua dentro, però tentare non nuoce. Ah, era la famiglia di Sam questa. Looks like they were a happy family once. I hope they left some food behind somewhere. Forse nelle tende, anche se io ho paura di trovarci qualcosa di vivo in queste tende. Think anyone's been sleeping in here? I can't tell. Maybe we better not wait around to find out. Hey, wanna play? Wanna play catch? Bravo! Okay, bring it back. Bellino. Good boy, Sam. C'è un'altra tenda. It's not much of a tent anymore. I bet scavengers tore it apart. Cos'è? What's the matter, Sam? Ha sentito qualcosa? Guarda come è magro anche lui, però, Shh, we have to be quiet. Aspetta, Sam, che volevo dare un'occhiata a questa. Magari qua dentro. No, ok. Roba marcia. So sick of that smell. Ah, ce l'ha con questo zombie qui. Guardalo qua. L'hanno legato ma è ancora vivo. Non gli hanno tagliato il cervello. Cioè non gli hanno spaccato il cervello. Non è morto. Look, you can see the bite. Non è morto, Clem. Looks like he tried to cut it out. It's okay. We're smart. He's not. We're Brava. Smarter than all of them. Gli ha insegnato molto bene lì. Quel coltello lì potrebbe tornarci molto utile. Se riuscissi a prenderlo e a ficcarglielo in testa. Hey, it's okay, boy. He can't hurt us. A meno che non si sleghi, Clem, quindi cerchiamo di trovare una soluzione rapidamente. Think he had himself tied up, or did someone force him to do this? Prova a prendere il coltello. No. Ah, con questo. Stand back, okay? E tac.
Perfetto, Graham. No, è ancora vivo. Ma che palle. Dai, un'altra. Più resistente del previsto, dai Clem. Ah. Ancora niente. Ah. Oh là. È a posto, Sam. Sì. We just have to stay out of their reach. Te ne avresti cercando di insegnare a Sam come difendersi dagli zombie. Adesso prendiamoci il coltello. Still pretty sharp. At least we found something useful. We won't go another night without food, okay? Questo cos'è? Un barile? Penso che ci sia roba schifosa dentro. Well, here we go. Pieno di mosche. Però quando non hai nulla da mangiare, piuttosto che niente, meglio piuttosto, no? Look, Sam, a can. Tecnicamente le cose nei barattoli si conservano per tantissimo tempo, quindi dovrebbe essere ancora buono. Qualsiasi cosa ci sia là dentro. Please don't be bad. Sono fagioli. I fagioli si conservano un sacco. Thank God. Ah. Dai il cibo, certo. I guess you're pretty hungry too. Sì. Here you go. Hey, no, you don't need it all. Piano, Sam. Ma che cazzo dici, Sam? Ma che cazzo è successo? Sono senza parole, raga. Cioè, il cane era così affamato che appena gli abbiamo dato da mangiare ci ha azzannato. Cazzo, Sam, ma perché? Perché? Perché, Sam? Cattivo! Figa, gli ha squartato un braccio. E ci avrebbe sgozzati, ma... Oddio! Io che pensavo di aver trovato un amico... Facciamolo finire di soffrire almeno. Poverino, lui era talmente affamato che... I'm sorry, Sam. Che brutta cosa. Com'è cruento questo primo episodio. E questo si infetta. Cacchio. Ci si infetta facilmente il braccio con tutto questo sporco. Che peccato, Sam. Sì, gli avevo anche dato da mangiare, cioè c'era anche... Tra le scelte c'era anche scritto non dare da mangiare al cane, ce n'è per uno solo, invece no, io gliel'ho dato.
Che brutta cosa. Completamente da sola, poverina. Zombie. Cazzo. Due zombie. Sentono il sangue loro, vero? Dai, Clem, fatti forza. Corri. Corri, Clem. Clem, corri. Cazzo. Grandi. Grandissimi. Finalmente ho trovato qualcuno di normale che mi aiuta, al posto che cercare di derubarmi. Giusto proprio al pelo ci hanno salvato, al pelo, perché sarebbe crepata a sto giro, seriamente. I think we're safe. Yeah, we're good. Hey, you all right? Insomma, ho un braccio squartato. I think so. Oh, loro mi sembrano buoni. Sembrano essere affidabili. Adesso mai dire mai, perché questo gioco ci insegna a non fidarci mai di nessuno. What però... are you doing out here? Where are the people you're with? There's no chance you made it this long on your own. I don't want them thinking we're doing anything but trying to help you. My friend and I got attacked. These folks mentioned what they were after? They might have just wanted food. We were cooking some sort of weasel. They attacked you for a weasel? Damn, that is low. They didn't mention any names, right? They weren't searching for anybody? Well, I'm Luke. And this is Pete. Hey there. Hi. Wait, ciao. I'm Clementine. It's nice to meet you, Clementine. But for now, we're gonna take you back to our group. Okay, we got a doctor with us, and you look like you could use some... Oh, shit! Che cazzo, no, non sono... She's been bit, man. No, no, non, non mi hanno morso gli zombie, no. No, it was a dog. I didn't see any dog, Clementine. Come on, kid. We just saw guardate, you guardatelo. Faglielo no, vedere. No, just look at it. Please. Yeah, and have you sink your teeth into Pete's neck? No way. My neck? Why am I the one? Because I don't know a dog bite from a mosquito bite from a lurker bite, man. It's not. Faglielo vedere, Clem, è un cane. All right. Let's see it. Whoa, whoa, whoa. Hey, watch yourself. Hey, don't look at me like that. Quel bastardo mi ha lanciato per terra. Cioè, non è che uno si trasforma in uno schiocco di dita. Sì. Is it like she says? Well, could be a dog. Hard to say. So where'd this dog go? The one that did this. What does that matter, Pete? Serious. I killed it. What? Really? A dog shows up and bites you and you just kill it? No, cosa devi fare? I don't know.
It attacked me. Still, you don't kill dogs. Ma che cazzo vuol dire? Mi ha attaccato, l'ho ucciso. Cosa facevo? Gli dicevo bravo? Gli davo anche l'altro braccio? You telling us the truth? You look me in the eyes when you answer. Of course I am. All right, Clementine. That's good enough for me. Well, what else was she gonna say? I've got a good bullshit detector, Luke. That's why you can never beat me at poker. You don't always beat me at. All right, how can you be sure? Well, I'm sure I ain't willing to leave a little girl in the woods to die. Cioè, io capisco lui che we can have Carlos take a look at it first. Che prima di tutto deve pensare a se stesso, quindi dice cazzo, l'hanno morsa. Però right. Sorry, sir. C'è modo e modo comunque. Non mi lanci per terra così sicuramente. Clementine, are you feeling all right? I'm fine. Just tired. Well, you better be fine, because I ain't carrying you anymore with that bite on your arm. Don't worry about... Boom. Oh, shit. E adesso pensano che io mi stia trasformando al 100%. Mi sveglio legata a un letto. She already told us that she and her friend were attacked. Then she was bitten by a dog. What? And you just believed her? You should have put her out of her misery right there. Dog bite my ass. I'm not. Keep your finger off ma the che trigger, cazzo boy. Fanno? Whoa, whoa, what the fuck? You idiot! Every lurker. Ma qua la gente sta spalvolando pesantemente. Everybody just calm down for a second. Clementine, you okay? I'm not working for anyone. Mi ha sparato. Oh, I don't know what you're talking about. I just need help. We got a doctor right here. Okay, he'll have a look. Now what the hell is wrong with you people? Okay, she's just scared. We're all scared, Luke. Don't act like we're the ones being irrational because we don't buy this bullshit story. No way she survived out here on her own. Why are we even arguing about this? Let me take a look. È arrivato il dottore. It's okay. Dai, Clem. Go ahead, he's a doctor. Fatti vedere il braccio. Damn, that must have hurt. Whatever it was, it got you good. This isn't how we do things, man. When you're bit, you get put down. End of story. I'm not going through this again. No one's suggesting that. We could take her arm off. Ma cosa dici? I know that worked for a cousin down in Ainsworth. We could try that. Ma ragazzi, è un cane. You'll just be making it worse for the girl. It's crazy. No one's going to volunteer to do that. I would, if it means saving her life. Then what? How would we know it worked? Just let Carlos have a look. I just want to fix my arm to stop the bleeding. I'm not going to hurt anyone. I promise you, it was just a dog bite. That's all it was. We'll know soon enough, young lady. Piuttosto legatemi, no? Curatemi, ma legatemi, aspettate due giorni, no? Così vedono che non è il morso di uno zombie. Che non sono contagiata. I don't mean to be any trouble. I just want to stop the bleeding and then I'll go. You'll never see me again, I promise. And where exactly would you go? Quello è da decidere ancora. I can take care of myself. Brava Clem, te l'ha insegnato lì. Clearly. I understand you're scared, and I feel terrible delaying treatment. But we've got to be sure. So, what do you think? Was it a lurker? A bite like that? Could be anything. Only one way to find out. How? We wait. What? By tomorrow morning, if the fever set in, we'll know if she's gonna turn.
In the meantime, we can lock her in the shed. What about my arm? It needs to get cleaned and stitched and bandaged. The girl is in bad shape, Carlos. We have all that stuff inside the cabin. We could probably get by with it. Alvin, please. But, yeah, we can't do nothing. I'm not wasting supplies on a lurker bite. If it turns out you're telling the truth, I'll clean it and stitch it up for you in the morning. But... Ma la febbre è normale che mi viene comunque, eh? L'emorragia, le infezioni, fa venire la febbre. That's the best we're gonna get. Finger off the trigger, son. I ain't your son. Don't be like that, man. It's all right. Boy's got his mom's temper. Come on. This is just a waste of time. You'll see. And when she turns, I ain't gonna be the one. Lei mi sta molto sul cazzo comunque. It was a dog. You'll see. I guess we'll find out in the morning. If I last that long, maybe you could go look for it? I wish I could. I really do, but it's too risky. Sorry. Because it's safer this way, and I'd rather be sure. Yeah, safer. I can't believe this. You're gonna be fine. You're gonna be fine. Ma almeno darci qualcosa da mangiare, no? A digiuno così fino a domani mattina. Avrò mangiato due fagioli prima che il cane mi azzannasse. Not much left in here. I guess if I have to, I can use this for stitches. Oh, quasi può uscire volendo. Ok ragazzi, quindi il primo episodio della serie di The Walking Dead finisce qua. Un gioco molto bello che io, come vi ripeto, non vedevo assolutamente l'ora di fare e sono felice di avervelo portato. Se vi è piaciuto lasciatemi un bel pollice in su. Adesso vedremo nel prossimo episodio cosa succederà, perché loro sono convinti che il mio morso sia dovuto da uno zombie, ma è stato il cane, è stato Sam che ci ha morso. Voi l'avete visto, quindi ho i testimoni. E nella prossima puntata comunque scopriremo quali saranno le nostre sorti, se potremo stare con questo gruppo, se saremo costretti ad allontanarci. Loro dicono che domani mattina vedono se ho la febbre o meno, però io penso che se uno viene morso ed è sporco e non si lava la ferita, poi la febbre è normale che arrivi, quindi domani mattina sicuramente ci sarà la febbre, però non sarà uno zombie, quindi magari quella sarà la prova per far capire a sti quattro cretini che non sono stata morsa da uno zombie, che sotto un altro punto di vista io li capirei anche. Cioè, arriva una persona con un morso in questa situazione, gli spari solitamente, quindi è già tanto. Forse che ci hanno lasciato tempo fino a domani mattina e non hanno deciso di ucciderci subito, fine, ciao. Voi come al solito fatemi sapere cosa ne pensate qua sotto nei commenti. Se l'episodio vi è piaciuto lasciatemi un bel pollicione in su, se non l'avete ancora fatto lasciate anche un bel like alla pagina Facebook in modo da rimanere sempre aggiornati con tutte le novità del canale. E noi ragazzi ci vediamo al prossimo episodio, ovviamente qua su Tubo del Geco. Bella!